Ciao a tutti, io sono Valerio. Oh, buongiorno! Ciao, beh, non mi chiede d'acqua. E stavo pensando, oggi in faccia alla miseria. Ok, allora, a parte scherzi, io sono Valerio. Io sono Luisa. Noi siamo Willy e oggi siamo in un nuovo video. Stavo dicendo, prima che morisse tutto, che mentre giravamo nel popolo bellissimo di internet, e andando sui vari social abbiamo razionalizzato quanto fosse immensa l'intelligenza che ci circonda. Abbiamo notato veramente dei post e soprattutto dei commenti a determinati post che ci hanno sciolto il cuore. Ragazzi, abbiamo dovuto fare un video a riguardo perché davvero, cioè, non saprete cosa vi sta per aspettare. Io sinceramente non so. Da cosa avete capito leggendo il titolo e da ciò che ha appena detto Luisa, questo video è la reaction ai commenti più degradanti, schifosi di Facebook che vi hanno veramente turbato, scioccato. Cioè, io appena l'ho letto sono rimasto allibito e ho detto, ok, YouTube deve sapere di ciò perché è qualcosa di eclatante. Quindi per questo video dovete mettere un mi piace, arrivare almeno agli 8.000 mi piace. Se arriveremo ai 10.000 mi piace, continueremo questa serie perché veramente sono più di quelli che immaginate commenti così e mi piacerebbe veramente tantissimo continuare una serie del genere. Apriamo e chiudiamo parentesi, essendo dei commenti davvero e dei post davvero, 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 diciamo personali, va? Abbiamo censurato tutti nomi, gruppi, qualsiasi cosa, è tutto censurato, quindi nessuno dovrà temere per la propria incolumità, non siamo persone cattive. Inoltre, se volete essere salutati nel prossimo video, andate giù in descrizione perché ci sono scritti tutti i passaggi che dovete fare per essere salutati. Chi rispetterà tutti i passaggi e avrà fortuna e sarà notato da noi verrà salutato nel prossimo video. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Iniziamo! Allora, prima di iniziare a leggere i commenti, io voglio far notare che io sono un po' abbronzato perché ieri sono andato a mare, quindi mi sono abbronzato. Come sapete, stiamo facendo gli esami di maturità e quindi però continuiamo a registrare e a fare video con tutto che stiamo morendo, come potete ben vedere. E io oggi, proprio oggi, ho l'orale. Però, cioè, il video doveva essere fatto, quindi ho l'orale, quindi, cioè, vi lascio immaginare come sto. Lui va a mare benissimo perché l'orale ce l'ha tra tipo 2 settimane, io ce l'ho oggi, morte, ragazzi, veramente, se non mettete like per tutto ciò, io davvero prendo e vado via. Ok, allora, iniziamo a leggere i commenti. Vi diciamo che, allora, per, non lo so, orgoglio personale o anche dignità, io e Valerio non leggeremo assolutamente tutto ciò che voi scrivete di più sporco. Potrete leggerlo tranquillamente, ma noi proprio dalle nostre bocche certe cose è meglio di che non escano. Questa ragazza scrive: ho voglia di farmi un morcillo. Il bello è che non è che lo scrive tipo a un gruppo di sue amiche e già sarebbe strano, lo scrive in un gruppo di quasi 6.000 persone. Allora, io dico una cosa, prima di tutto sono disgustose queste cose, sono private e soprattutto antipudiche, quindi immagina se qualcuno prendesse questo screen col tuo nome lo pubblicasse, non lo so, in qualche pagina famosa di Facebook, oppure lo inviasse proprio ai tuoi genitori. Pensa a ciò che potrebbe succedere, diciamo, per il tuo bene, evitare di pubblicare questi stati perché perdi tutta la tua dignità e non ci fai per niente una bella figura, anzi, disgusti solo le persone. Il problema è che io sono andata a leggere un po' i commenti, no, di questo post e vedevo comunque gente che, boh, cioè, diceva fallo e puliscite le mani, poi cose del genere. Cioè, niente contro, ok, ragazzi, cioè, siete capaci di fare quello che volete, ma non è che se, ok, dobbiamo fare una cosa, dobbiamo per forza scriverla dappertutto. Cioè, potete farlo, nessuno vi sta facendo un commento moralista, semplicemente postarlo su Facebook è qualcosa di ridicolo, perché c'è, cioè, davvero, io sinceramente alle giornate del genere non penso, oh mio Dio quanto sei figa, vuoi fare ciò, però è il ciclo e quindi soffri. No, penso, oh mio Dio che problemi hai, ok? Ma come lo penso io, lo pensano tutti, insomma, non è che io sono una persona particolarmente, non lo so, dritta e elegante, diciamo, cioè, no, ok, bevete acqua, l'acqua va bene, e sono gente di vita, di Soprattutto natura. l'estate che fa caldo per evitare la La disidratazione. disidratazione, ok,
acqua. Evitate di scendere nelle giornate calde e bevete tanta acqua. Acqua de vida. No, perché dovete capire che sto bevendo acqua perché davvero si collassa. Noi abbiamo le luci di fronte a noi e tutto chiuso perché comunque c'è, cioè, per evitare che l'audio si rovini, perché comunque ci sono i rumori che vengono da fuori. Qui stiamo letteralmente collassando, quindi vedrete che berrò molto spesso perché sono completamente disidratata. Ok, allora, ora questa ragazza si fa un discorso esistenziale, ragazzi. Cioè, qui parliamo di filosofia, alta cultura, perfect. Ma come vivete senza, senza venire, diciamo così, dai, senza avere momenti di gioia profonda? Raga, tipo voi che siete single, come fate a non toccarvi? A voi fidanzate, come fate a non farvi fare almeno un dal vostro ragazzo? Boh, raga, che serata, basta, ma come fate? Io non so. Boh, c'era, ma io non lo so, ma come faccio? I commenti, diciamo, che reggono il confronto, no? Nel senso, sono comunque di qualità, ragazzi, insomma, parliamone, curiamoci e se volete contattatemi e spiegatemi quali sono i vostri problemi. Sono pronta ad ascoltarvi. Allora, io non dico che è sbagliato, potete fare quello che volete, è naturale, ma dico una cosa, non scrivetelo su Facebook, cioè, ma come vi viene di... Io non so che dire perché veramente sono scioccato da questi commenti e da questi post. C'è, cioè, qualcosa di assurdo. Non pensavo che essessero persone in grado di scrivere certe cose. E il bello è che la maggior parte sono anche molto piccole. Ovviamente questi sono messaggi dei gruppi, non sono messaggi privati o cose del genere. Cioè, sono proprio gente che esplicitamente vuole che le persone sappiano questi loro bisogni e li condividano su dei gruppi con 20.000 persone. Quindi diciamo che noi non stiamo violando nessuna privacy. Cioè, per esempio, Luisa anche fa queste cose, ma non si mette a scriverle nei gruppi di Facebook. Ovviamente sto scherzando. Raga, basta, io me ne vado. Yeah, Luisa, senti, dobbiamo finire i commenti. Ecco qui. Questo ragazzo chiede: scusate la domanda esplicita, ok, già ho capito comunque che quello che sta per chiedere non è un qualcosa di normale, quindi apprezziamo già lo sforzo. Ma voi ragazze, quando fate il... e ve lo fate arrivare in... vi strozzate o continuate a farlo normalmente? Allora, diciamo, queste domande vorrebbe tenersele per sé o predirle, non lo so, alla sua migliore amica, alla sua ragazza, non di certo in gruppi con così tante persone. Ho detto questa cosa almeno 2000 volte, ma c'è, veramente alle persone non entra in testa. Proseguendo, ed eccola lì la domanda, proprio boom! Questo ragazzo, attenzione, un ragazzo, chiede una cosa molto interessante a 20.000 persone. A 20.000 persone chiede: vi siete mai per noia? Uno attraversa una fase dell'età in cui ha molta curiosità e quindi giustamente magari questo ragazzino io senta curioso di questi fatti. Luisa ha studiato troppo Freud in questi giorni. Raga, veramente, io ho studiato così tanta psicologia in questi giorni che c'è, cioè, aiuto. E quindi giustamente ha bisogno di queste risposte e persone più adulte di lui gli confermano la sua teoria, diciamo così, scrivendogli. Scrivendo ovviamente sì, ogni giorno, ogni ora. No, wait. Qui c'è un commento, raga, che deve meritare proprio il premio Nobel di questo ragazzo che risponde: il 99% del mio tempo libero. Tu sei il mio idolo, raga, cioè io me lo sto immaginando a questo ragazzo che magari adesso che è estate e che non so, probabilmente non avrà scuola, non avrà esami perché dubito che sia una persona di più di 16 anni, che dice ovviamente... più del 99% del mio tempo, cioè questo 99% del suo tempo lo usa a fare queste cose in maniera costruttiva, basta. Allora, ok, chiariamo questo discorso. Noi invece abbiamo sprecato la vita a fare video, a studiare, cioè, a dedicarci alle nostre passioni. Mannaggia la miseria, io ho passato la vita in palestra, ma cosa ho fatto? Ho sbagliato tutto, basta. Ok, siamo arrivati all'ultimo messaggio e direi che per oggi è meglio finire qua perché questo video già è molto traumatizzante. Quindi se voi volete continuiamo questa serie, fatecelo sapere nei commenti e mettete un mi piace. E se la vostra richiesta sarà molto ingente, noi continueremo questa serie. Quindi Luisa va a chiudere il telefono e leggiamo questo messaggio. Però censura made in Luis Pollon. Il posto più strano in cui avete fatto caramelle? Io ho fatto una caramella dentro una chiesa. Complimenti, complimenti. Wow. Molto morale come ragazza. Posso capire che non credete,
ma fare certe cose in chiesa, almeno per rispetto alle persone che credono, vede che veramente è molto sbagliato. E il bello è che nei commenti molti hanno ragione, come se avesse fatto una cosa, complimenti, una sei cosa... figa. Oh. E altri invece scrivono di aver fatto caramelle in posti ancora più strani. Tipo uno dice al cimitero, cioè, ma dico io, la vostra mente quanto può essere turbata per fare certe cose? Non siete Tumblr se fate queste cose. Ma vendete caramelle alle amiche della gang? Cioè, lascia perdere. Chi ha capito il collegamento lo scrivo nei commenti. Ah! Ok ragazzi, dico che quel video era iniziato qui, il livello di delirio e di degrado leggendo questi commenti è fatto qui. Quindi è arrivato il momento di salutarci, purtroppo. Vi ricordiamo che se volete che questo video continui, perché ci sarà una seconda parte molto probabilmente, fatecelo sapere qui sotto nei commenti con l'hashtag seconda parte. Condividete questo video ovunque. Prima di finire questo video voglio dire una cosa molto importante. Allora, queste cose sono estremamente private e antipudiche e probabilmente quando siete più grandi vergognerete anche parecchio. Quindi, se dovete fare determinate cose, non lo scrivete nei gruppi, non lo dite a persone che neanche conoscete, perché potrebbe andare tutto contro di voi. Ci potrebbero essere tantissimi maniaci, ragazze. Non fate state queste attenti. Cose, state attenti. Prima di pubblicare qualcosa su Facebook, pensateci bene e non scrivete i primi pensieri che vengono in testa. Detto ciò, per essere un poco più allegri, salutiamo le persone che su Instagram ci hanno scritto i messaggi veramente troppo carini, vogliamo tantissimo bene. E inoltre fateci anche sapere se volete un video in cui rispondiamo ai vostri messaggi più carini, che cioè secondo me sarebbe divertentissimo. Salutiamo Rosa Santucci, ciao Rosa. Ciao Rosa. Rita in Serra, ciao Rita. Ciao Rita. Chiara Vigone, ciao Chiara. Ciao Chiara, ti voglio bene. Miriam Manseto, ciao Miriam. Ciao Miriam. E infine salutiamo la fanpage With You Hug Me, ciao. Ciao. Speriamo che il video vi sia piaciuto, se così dovete iscrivervi al canale cliccando in questo pallino qua, un po' più qua, ecco, questo pallino. E inoltre vedete questo video che è, a me piace veramente tanto quel video, quindi fatemi questo piacere e vedetelo. E bye.